Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightburn. Come vedete, sul piano di lavoro non ho nessun titolo, perché questa volta riparliamo ancora una volta della tastiera di Lightburn, ovvero sia LBK, Light Burning Keyboard, che è quel controllo remoto, quel telecomando, quel tastierino supplementare che funziona con un comune smartphone di Android, anche vecchio, funzionano anche con diciamo, quegli apparati che abbiamo in un cassetto perché magari abbiamo comprato un modello nuovo, e che comanda appunto i disegni, le icone, i comandi, eccetera, eccetera, di Lightburn. Nel video di mercoledì scorso l'abbiamo già visto, abbiamo visto una presentazione di come funziona. Questa volta vediamo una che non è l'unica, ma la prima importante, personalizzazione. Quindi parliamo di personalizzazioni della tastiera. Allora, visto che parliamo di personalizzazioni, voglio fare un ringraziamento. Voglio ringraziare. L'altra volta avevo ringraziato Roberto Cocchia che mi ha aiutato. Questa volta ringrazio e saluto Simone. Simone è Simone di Cosmo Channel, lo conoscerete sicuramente in tanti perché vedo dalle mie statistiche del canale YouTube che molti dei miei iscritti seguono Simone, perché effettivamente lui non fa solamente laser, non tratta solamente di laser come tratto io, ma tratta anche di tantissime altre cose, elettronica, eccetera. L'ho sempre seguito anch'io, l'ho sempre stimato. E quindi ringrazio Simone perché è stato uno tra i primi a diciamo, collaudare la tastiera. Gliel'ho mandata, gli ho chiesto se mi dava anche un giudizio. Il giudizio è stato positivo. Ora non vi sto a dire le cose perché non sembra che mi voglia sbrodolare addosso. E per cui il giudizio è stato positivo. Una cosa che mi ha detto Simone, ma alla quale avevo già pensato, infatti gli ho detto: guarda, mi ha detto, te lo fa, mi sono trovato male con un tasto, volevo spostarlo in un'altra posizione. Vi faccio vedere in questo video come andare a spostare i tasti da una posizione a un'altra secondo come vi torna meglio. Per fare questo dobbiamo andare ad aprire quel programma che chi ha scaricato la tastiera ce l'ha sul computer, appunto che risiede sul PC di Windows. Andiamo a vedere. Andare ad aprire quello strumento che dialoga con diciamo, con la tastiera di Lightburn, ovvero sia con lo smartphone, dobbiamo andare ad aprire un programma che si scarica e si mette su Windows e che è questo. Io clicco qua in questa parte che mostra le icone nascoste, si apre e come vedete ci sono tutte le icone nascoste del mio computer. Dovrò andare a cliccare questa che è l'icona appunto di quella applicazione. Clicco sopra e come vedete mi si apre appunto questa applicazione che non è altro che un software che va a dialogare con lo smartphone. In questo caso però abbiamo qui ho la tastiera principale perché appena la apre si presenta la tastiera principale e qui ho la tastiera organizza. Quindi per sincronizzarle basta che vado sulla tastiera principale e come vedete sono uguali. Vediamo ora come si spostano le due icone che vogliamo spostare. Ipotesi, voglio andare a spostare l'icona della seleziona con l'icona che rappresenta la tastiera organizza, non faccio altro che andare sull'icona di selezione, tengo premuto il tasto sinistro del mouse, scendo fino ad andare dove voglio trasportarla e le due icone si scambieranno di posto. E come vedete si sono scambiate di posto sia qua che qua sul cellulare. Questo praticamente è la trasmissione sullo schermo del mio cellulare, del mio smartphone. Voglio per esempio andare a cambiare l'anteprima con lo strumento, cosa ne so, undo, questo, vedete, l'undo mi è venuto qui in fondo e qui ho lo strumento diciamo, della preview, quindi dell'anteprima della lavorazione. Oppure possiamo andare a rimettere a posto, almeno ritrovo tutto come sono abituato già da un po' di tempo ad usare, faccio così, trascino e metto a posto. La stessa cosa se io vado su un'altra tastiera, cioè vado sulla tastiera per esempio dei nodi, e quindi andando sulla tastiera dei nodi, vedete mi si è aperta anche di qua,
Le ho disposte come tornano meglio a me. Questa è un'icona che non si usa molto perché l'ho tenuta in quel posto qui in basso a destra. Questa invece l'ho messa sopra la B perché sono l'icona che inserisce il nodo e solitamente dopo un inserimento tantissime volte dobbiamo anche andare a interrompere in quel punto dove abbiamo inserito il nodo e quindi la break l'ho messa sotto. Quindi inserisci e break. Mettiamo che le voglio cambiare. Torna meglio avere l'inserisci di sopra, cioè scusate, di sotto e il break di sopra, non faccio altro che fare in questo modo. Vedete? Io lo faccio di qua, si ripercuote immediatamente di qua. Vedete? Qui ho I e B, giro questi due in I e B, quindi praticamente li metto sopra e si sono cambiati anche qua. Rimetto come era. Stesso discorso vale per la tastiera. Organizza, cioè io voglio andare a fare qualche cambiamento sulla tastiera organizza, me la vado a mettere sia qua che sul cellulare per farvi vedere, poi non serve farlo qua per farvi vedere come cambiano le cose. Se io voglio andare a prendere questa icona e me la voglio mettere qua, basta che faccio così. La stessa cosa se io voglio andare a mettere questa di fianco a questa perché sono, diciamo, lavorano insieme solitamente, però io preferisco solitamente avere queste in questo modo perché ho tutti gli allineamenti raggruppati qui, quindi raggruppa, diciamo, cioè raggruppa, scusate, allinea al centro verticalmente, questo orizzontalmente, basso, alto, sinistra e destra. Questo è la cosa molto molto semplice. Come vedete, ogni volta che io muovo qualcosa qui si va a muovere anche dall'altra parte con un piccolo lag perché logicamente c'è un leggero ritardo tra i due software. Ecco, come avete visto, questa è una cosa molto semplice, quella appunto di spostare due icone da una parte all'altra della tastiera, quindi se vogliamo cambiare la disposizione. Questa è solamente una delle personalizzazioni, ce ne sono delle altre che però saranno oggetto di nuovi video dedicati alla tastiera. Tra altre cose, stiamo già lavorando appunto alla nuova release che dovrebbe uscire verso, spero, metà novembre, perché abbiamo già cominciato a studiarla, eccetera, eccetera. Si tratta di metterla diciamo, sul computer. Stiamo lavorando io e Roberto e pensiamo di farla a novembre in modo da darvene il tempo per le nuove lavorazioni che dovete fare per il periodo natalizio, per chi ha la tastiera che velocizza molto 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 la lavorazione. Io vi lascio adesso, non mi resta che salutarvi, però voglio fare anche un saluto veramente grande a Simone di Cosmo Channel, grazie per avermi aiutato e per aver collaudato la tastiera e per avermi dato anche magari qualche suggerimento e perché no, anche per avermi, diciamo, rincuorato che se uno come Simone dice che è un buon lavoro, sicuramente lo è. Faccio festa da solo. Vi saluto e ci rivediamo. Con la nuova tastiera che uscirà verso novembre, che è un aggiornamento, per chi l'ha già acquistata, non ci sarà nessun sovrapprezzo, ve lo dico già subito, non dovrà ripagare nulla. Ricordatevi però che c'è la promozione del primo mese fino al 20 di ottobre, quindi fino al 20 di ottobre diciamo che la contribuzione che si richiede sono 15 euro perché vogliamo premiare un po' i pionieri e dopodiché sarà 20 euro che sarà un po' il contributo che chiediamo appunto per poter continuare a implementare questa tastiera e magari anche per fare altri progetti in futuro che abbiamo già in mente anche quelli. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.